Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di alcuni camper montati su meccanica Bedford. Andremo un po' a vedere alcune cose. Alcuni sono degli ARC, alcuni sono degli Elnag, alcuni sono altre versioni che comunque non conosco la marca, ma sono dei camper veramente molto belli. Andrò a parlare un pochetto in generale così dei camper, la parte della cellula. Vi darò sicuramente tante informazioni dalla parte della meccanica e un po' volevo farvi vedere questi vari modelli. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E vi volevo far notare che comunque ho messo la televisione. Questa è una vecchia televisione che avevo perché l'altra non funzionava più. Sì, è parecchio grande perché questa è un 32 pollici. Ma senza perderci in chiacchiere e in altre cose, direi di iniziare subito con il video. Allora, ho alcune foto rimediate un po' da Facebook, dal marketplace, un po' su subito.it. Allora, i primi 3-4 camper che comunque vedrete adesso in foto sono degli ARCA. Due versioni sono l'ARCA Scout e gli altri sono, credo, sempre un ARCA, questa versione rossa che comunque era un camper che era da restaurare praticamente, e poi quello dell'altro giorno molto più grande, intorno ai 7 metri, che dovrebbe essere anche quello un ARCA, ma non sappiamo di preciso se quello sia un ARCA. Sono dei camper veramente molto belli, cambiano le dimensioni tra l'ARCA Scout, l'altro ARCA, quello più grande e più piccolo, tutti montati sempre su meccanica Bedford, perché questa volta ci andremo a concentrare sulla meccanica Bedford, sul CF1 e il CF2. Abbiamo diverse versioni tra la prima, la seconda e la terza serie, che sono sempre veramente molto belle. Il Bedford purtroppo comunque è un mezzo che è molto difficile da trovare, non se ne trovano così tanti. Quelli che se ne trovano, alcuni ve li fanno pagare veramente tanto. Fino a poco tempo fa comunque non costavano così tanto, prima che ci fosse, diciamo, questa moda dei camper. Ma comunque, ritorniamo al discorso del Bedford. Alcune versioni sono montate su meccanica 2000 diesel aspirato con motore Opel. Alcune erano marchiate con la versione General Motors. Cambiava dalla versione pianalata alla versione gemellata. Avevano i rapporti, la versione gemellata ha i rapporti più corti, quindi aveva una prima molto ridotta, un primino e le altre 4 marce, in totale quindi 5 marce. Era utile soprattutto per le salite ripide, comunque per camper molto pesanti, e invece per la versione pianalata era su camper molto più piccoli. Gli ARCA Scout, anche delle versioni dell'Elnag che vedrete adesso, erano montate sul pianalato. C'è anche la versione gemellata, che sono delle versioni molto più grandi, montate sempre su Elnag, camper veramente grandi. Quindi cambiava un pochetto. La versione pianalata aveva il cambio a 4 marce con le marce più veloci, quindi rendeva molto meglio su strada e i consumi erano minori. Certo, in salita forse rendeva un po' di meno, quindi faceva molta più fatica e tendeva un pochetto a scalare la marcia. Quindi, se mettiamo caso, noi stavamo in una salita abbastanza ripida, mettiamo il caso 14%, può essere che con la versione del gemellato riuscivamo tranquillamente a salire, mettiamo caso, in terza, e invece con la versione pianalata ci toccava scalare in seconda. Queste sono alcune versioni dell'Elnag, vedete anche alcune parti interne, alcune parti esterne. Ci sono alcune versioni, come vi ho detto prima, più piccole e più grandi, che poi cambiano comunque le varie colorazioni. In origine comunque avevano tutti un colore di serie, poi comunque qualcuno se lo personalizza, cambia il colore col tempo. A me soprattutto mi piace sia questo qui con la cabina arancione, con queste strisce arancioni, ma in generale comunque mi piacciono abbastanza comunque tutti i colori più o meno che ho visto, sia perché poi comunque se uno si vuole fare il camper rosa, mettiamo un caso, quelli sono gusti personali, ma se uno più o meno vede che i colori ognuno se li personalizza, e comunque hanno utilizzato sempre i proprietari dei bei colori. Sono, mi sa, 2 o 3 versioni, adesso di preciso non lo so. Allora, questa versione a pianalato, quindi la versione pianalata, è più piccolo il camper. Internamente è molto, lo spazio è molto più ridotto, abbiamo una dinette nella parte a sinistra, troviamo la cucina, bagno nella parte posteriore, un letto nella parte sempre posteriore, e poi la mansarda molto ampia. L'Elnag faceva delle mansarde veramente molto ampie con questo genere di camper. Comunque parliamo di questi camper intorno agli anni 80. C'era anche la versione con la seconda serie, quindi credo dell'82 e l'83, e aveva la cabina diversa. La parte interna rimaneva praticamente molto simile alla versione pianalata, se vedete nella parte interna. Invece nella parte esterna cambiava un pochetto la mascherina, il muso, alcune cose cambiavano, ma praticamente la meccanica era sempre praticamente la stessa. Come motorizzazione, questi vari camper, che sia ARCA, che siano
Elnago, altre varie marche, perché se voi cercate un pochetto camper Bedford ne troverete tantissimi. Anche altri sono diversi in altre parti del mondo, perché alcuni sono anche parti, alcuni camper sono non sono stati commercializzati qui in Italia, quindi non li vedrete tutti praticamente. Alcune versioni sono, che non so, mettiamo caso, soltanto fatti in Inghilterra, quindi hanno delle particolarità. E vi volevo parlare un pochetto della motorizzazione. Come motorizzazione, alcune versioni avevano il 1008 diesel, alcune versioni avevano anche il 2000 diesel aspirato, che era più quello classico, il 2003 diesel aspirato. Poi abbiamo le versioni turbo 2003, che credo che sia l'unica turbo, adesso di preciso non lo so. Oltre a queste cose della motorizzazione, vi volevo dire una cosa che non ho detto in altri video: ci sono alcune versioni Bedford camperizzate ma da furgoni, già di serie, quindi come autocaravan. Erano delle versioni comunque un po' difficili da trovare. Anche alcune le ho viste con la motorizzazione a benzina, dei 1.800, dei 1.700 a benzina. Adesso di preciso le motorizzazioni a benzina sono veramente rimaste poche, e comunque la reperibilità dei pezzi della motorizzazione a benzina sono praticamente difficili, perché credo che Bedford sia mai andato fuori produzione, non ci sono più Bedford nuovi. L'ultimo Bedford non è il CF, ma credo che sia il MIDI, ma credo che intorno al 94 sia l'ultima versione creata dai Bedford. Una curiosità che vi voglio far notare, oltre nella parte della cabina, che comunque è qualcosa di spettacolare, che secondo me è diverso da altri mezzi, che poi comunque la passione per i camper vintage o economici, chiamateli come volete, ogni camper ha la sua particolarità. Comunque Bedford mi piace veramente tanto perché è qualcosa di spettacolare. Porta comunque un mezzo, sì, a vederlo sembra molto più vecchio rispetto agli altri, non so, al Ford, all'Iveco, a tante altre motorizzazioni, al Renault, però non so, mi attrae veramente tanto. E vi volevo dire che nella parte interna, se voi vedete, nella parte della cabina c'è praticamente un coprimotore, perché in parte il motore sta anche all'interno del Bedford. Sicuramente c'è molto caos all'interno quando è acceso, mentre è in movimento, però è molto comodo, soprattutto perché alcune cose, per esempio credo il motorino di avviamento, il filtro del gasolio, sono molto più facili da cambiare nella parte interna. Altra cosa particolare del Bedford, che ha un preriscaldamento delle candelette, ci vogliono credo circa 10 secondi, si spegne una spia dopo aver spinto un pulsante e poi si fa partire il mezzo. Per esempio il mio Ford Transit MK2, voi praticamente girate la chiave, il mio vabbè c'è il pulsante perché il blocchetto non funziona più per accenderlo, però di solito gira la chiave, aspettate circa poi 10 secondi che si sono scaldate le candelette e girate. Invece lì sui Bedford ha un pulsante per le candelette. Comunque il Bedford CF è qualcosa di spettacolare, sia dalla prima versione alla terza serie, ma comunque a me piacerebbe veramente tanto prendere uno di questi Bedford, un progetto futuro, e camperizzarlo all'interno, anche con il tetto basso non fa niente, ma perché ne vorrei trovare uno con pochi soldi, pochetto, anche con qualche lavoretto da fare, per me non sarebbe un problema, ovviamente che sia solido, non abbia ruggine passante nella parte, non so, del telaio, quindi del pianale intendevo, anche non so per il lavoro, perché mi starebbe veramente comodo, quindi sarebbe la cosa buona trovarne uno a 9 posti, molto comodo, perché togliendo le panche praticamente dietro rimane lo spazio nella parte posteriore, e quindi sarebbe molto comodo per la camperizzazione amovibile. Quindi ottimo soprattutto per quando uno vuole andare in alcuni posti dove, non so, ci sono i divieti per i camper, perché in questo modo comunque non è soggetto ai divieti per i camper, o comunque in posti dove il camper non ci può arrivare, o comunque per lavoro, per traslochi, per tante altre cose, per portare il materiale per i camper, per i lavori sui camper. A me sarebbe veramente molto comodo. Sul discorso dei tipo dei blocchi, queste cose a me non mi interesserebbe tanto, perché comunque lo utilizzerei praticamente sempre fuori, non lo utilizzerei mai tantissimo all'interno della città, poi comunque l'area dove ci sono i blocchi comunque è un pochetto limitata. Piccola parentesi che vi volevo dire, un futuro progetto che vorrò fare. Non c'è tanto altro da dire su questi camper. Spero che vi siano piaciuti un po' in generale questi vari camper, ce ne sono veramente tanti. Anzi, se voi vi informate, cercate su Google Bedford camper, ne troverete così tanti. Alcune versioni che manco io avrò mai visto comunque in giro, alcune ne ho viste in giro e sono veramente spettacolari, ma altri che ho visto su Google non si trovano
praticamente qua in Italia. Quindi altro da dire, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, soprattutto perché comunque questi mezzi sono veramente spettacolari. Commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici, con chi vi pare, e per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.